Ciao a tutti ragazzi, bentornati con questo nuovo video. Allora, questo video, come vedete dal titolo, vi mostro i miei rossetti, lip gloss e basta. Scusate, ma c'è un po' di vento e quindi non ci fate caso. Faccio il video e niente. Bacio. Per prima cosa vi faccio vedere questo rossetto della Kiko, che mi sembra che già ve l'avevo fatto vedere in un video. Ed è questo qua. Si vedrà molto. Oh mamma, ce la farò. È questo un rosa, non so come farvi capire. Ed è il numero 10. Spero che vedrete. Ma lo metto a fuoco. Vabbè, è comunque il numero 10. Che mi sta sfocando. Ed è questo rosa che sa, cioè, dura tantissimo. E lo adoro. Metteva a fuoco, ma non so cosa fare. Però comunque spero che i numeri e le cose comunque vedete bene. Poi l'altro rossetto è sempre della Kiko. È sempre tipo un rosato. Ecco che qua non mi mette niente a fuoco. È il numero 32. Non sa che c'è troppa luce. Il numero 32. Vabbè, fidatevi di me. E questo rosa non è come l'altro, ma è più chiaro. Sempre della Kiko. Per cui io adoro i trucchi della Kiko. Poi questo è un rosa scuro, ma proprio scuro. Qua non c'è il numero, quindi l'ho trovato tipo in un, non in un cioè, ma è della Technique Lipstick. Questo l'ho trovato tipo in un Natrousse che avevano regalato a mia mamma. Chiamato? Che avevano regalato a mia mamma e allora rossetti, mi sono così. Ne avevo diviso uno con mia sorella, io ho preso questo scuro e lei quello più chiaro. Quindi anch'io. Poi ho questo, è della Sien. Sempre questo qua, il numero 32. Ed è questo colore. Io quando faccio, ecco, quando faccio i colori negli occhi proprio chiari, voglio un rossetto scuro e mi sto fissando molto con rossetti sia scuri che chiari. Poi l'altro è questo, è il numero 6. Come vedete. È più su un, non è su un gelato alla fine, è più scuro dell'altro che vi ho fatto vedere precedentemente. Ed è questo. È sempre della Sienna. Ora vi sto facendo vedere i tre rossetti della Sienna. Poi vedrete anche altri. L'altro è il numero 31. L'altro è il numero 31. Questo è ancora più scuro. Poi ne ho uno sul marroncino, sì, che è adorabile, è dell'Avon, però gliel'avevano regalato mia mamma, perché noi no, cioè nel senso, noi non compriamo trucchi dell'Avon. Però questo mi piace molto. Per prima cosa vi faccio vedere questo rossetto della Kiko, che mi sembra che già ve l'avevo fatto vedere in un video. Ed è questo qua, beh, si vedrà molto. Oh mamma, ce la farò. È questo. No, non si mette a fuoco. Vabbè, è comunque il numero 10. Che mi sta sfocando. Ed è questo rosa che sa, cioè, dura tantissimo. E lo adoro. Questo.
La maggior parte io compro rossetti della Kiko e vabbè. Poi l'altra è una matita nude, che anche questa avevo fatto vedere in un video haul, mi sembra, l'anno scorso, mi sembra sì. È di questa. Qui qua c'è anche il temperino, che comunque vedrete qua. Vedete? Che è un temperino per temperare la matita. È questo. È proprio un bel. Ecco, non mi si cade tutto. Perché io mi sto fissando con questi colori. È il numero 03. Non so, dal momento che sto telefono mi è caduto dentro il gabinetto. Vabbè, lasciamo perdere. Non mi mette più a fuoco niente. Cioè, tocco la macchina fotografica, niente. Vabbè, poi vedrò. Poi ho questa matita, che è sempre della Technic Lip Liner. Non ho capito. È di questo colore comunque. Poi ho uno della Kiko, che è il numero 34. Questo l'ho utilizzato, è un lip gloss sempre della CN, che è proprio un rosa. È un lip gloss che, anche se non vado d'accordo, non vado più d'accordo con il lip gloss, perché dopo un po' se ne vanno. Questo proprio mi ha rubato. Poi ora arriviamo a tre rossetti sempre della CN. Due sono, no, uno è uguale a uno dell'altro, e l'altro e gli altri due no. Ora, il primo è il 26. Rosa, bello chiaro, che sa di nude, cioè non che sa, che è, diciamo, sul nude, numero 26 in estate. Poi l'altro è il numero 33, è un rosa perla. Faccio vedere, sono quelli nuovi. Poi c'ho anche tipo due mascara, vi faccio vedere, che non fa parte dei trucchi. Sono sempre della CN, uno è mascara a volume, questo, cioè questo, che sto usando tantissimo, e l'altro è un volume Extreme Lashes. Non so l'inglese, quindi non mi correggete se lo dico male, ok? Ed è questo. Quindi, ma questo non c'entra niente, l'avevo preso, mi sembra, lo stesso giorno. Ok, poi altro che vi faccio vedere, e mi sembra che è uno dei tre. No, no, è proprio diverso, non ne ho prese proprio uguali perché mi sembra che non ce n'erano più. Quindi volevo prendere le altre tre, ed è questo, ed è il numero 19. La prossima volta che ci saranno, però gli ombretti, nel senso, non li ho presi perché c'è. Poi c'è questo. Questi qua me li porto, cioè, tutti in vacanza, perché io. C'è questo, che è il numero 02. Spero che vedete bene, perché sennò. Poi l'altro è un violetto, perché, cioè, nel senso, io mi piacciono troppo i colori scuri. Ed è questo. È il numero 04. Questo mi piaceva tantissimo. Infatti io spero che il prossimo anno ci sia ancora. E questo qua me lo sto utilizzando tanto. Cioè, nel senso, ora non più, però continuo a mettermelo. Mi piace troppo, perché quando lo metti si sporcano le dita. Ma è fatto co con questo. Cioè, io l'adoro. Mia sorella c'ha anche altre colorazioni. E c'era, cioè, ancora chiuso. Però dicono, come fai a tenertelo chiuso? Cioè, è bellissimo. Poi mia sorella, andando a Livigno,
in una vacanza col suo ragazzo, mi ha pensato, mi sembra per il mio, sì, per il mio compleanno, era già la Livigno, tipo in collina, no, in montagna, non lo so, e tipo mi ha comprato un rossetto della Kiko, ed è il numero, non è il numero, 807, sì, 807. Vabbè, e questo non è arancione, eh? Questo lo adoro troppo. Cioè, è adorabile. Pian piano, cioè, me lo sistemo nella mia scrivania che ho in cantina, vabbè. Perché stanno togliendo un mobile, quindi niente. Questo era il video. Iscrivetevi al canale, mettete like, commentate con scritto che altro video volete vedere, e niente, vi mando un bacione.